L'installazione del sintonizzatore è piuttosto semplice, lo facciamo a console accesa con un gioco avviato, Forza Horizon 2, colleghiamo il sintonizzatore digitale all'antenna e all'ingresso USB della console. Come possiamo vedere, l'Xbox One lo rileva immediatamente e ci chiede di configurarlo. È sufficiente premere il pulsante Xbox per avviare l'installazione dei canali e la configurazione, configurazione che ci illustrerà tutte le caratteristiche principali del sintonizzatore. Dunque, premiamo il pulsante Xbox per avviare l'installazione. Ecco qui, selezioniamo antenna, che è il nostro collegamento, il codice postale affinché venga individuata la lista canali della nostra zona, lo inseriamo e passiamo alla fase successiva. Selezioniamo il provider TV, in questo caso è DVB-T. Andiamo al passaggio successivo. Scansioniamo i canali, una procedura che solitamente richiede almeno 2-3 minuti, noi la saltiamo. Canale trovate 188, che include il canale radio, il canale HD e comunque tutti quanti quelli che possono essere raggiunti dal nostro segnale. Passaggio successivo. Ecco qua una delle prime caratteristiche, appunto la sospensione, la pausa della programmazione TV per un massimo di 30 minuti. E come possiamo vedere, l'Xbox One occupa 4 GB per questa funzione. Configuriamo il TV, selezioniamo la marca, Samsung in questo caso. Vedete, ci sono le marche principali, ma è anche possibile inserirla manualmente nel caso non venisse trovata. Ecco qui. L'Xbox manda un impulso al nostro sistema per prendere il controllo della televisione. Ha funzionato tutto perfettamente, dunque premiamo sì. La TV è configurata, TV che poi potremo controllare sia dal controller Xbox One sia da Smart Glass, che vedremo successivamente. Scegliamo di andare sempre alla home, all'accensione della Xbox One. Ecco, One Guide, che poi vedremo nel dettaglio, molto comodo, e l'indicazione di usare Smart Glass come un vero e proprio telecomando. Ecco qua, qua siamo su un canale del digitale terrestre, nel caso il canale Super Tennis. Con il controller possiamo visualizzare in basso la lista canali sintonizzati. Ogni canale, perlomeno quelli che lo prevedono, ci indicano il tipo di programmazione in corso. Possiamo anche aggiungere i canali preferiti. Adesso noi cambiamo canale, ecco, Rai HD, canale 501. Ecco tutte le informazioni che ci servono, gli orari. E consultiamo ancora la lista canali. Ecco qui. Torniamo nella home dell'Xbox, riavviamo il gioco, ricordiamo che mentre guardiamo la TV possiamo ricevere tutte le notifiche relative a quanto succede nella Xbox One, ad esempio le installazioni oppure un download terminato. La TV ovviamente può essere vista a schermo intero, però può essere anche affiancata. Vediamo un po' come viene visualizzata. Selezioniamo TV, ecco qui, in alto a destra lo schermo del TV con la programmazione, in basso invece la lista dei canali. Come abbiamo detto precedentemente, è possibile utilizzare l'applicazione Smart Glass per controllare anche le funzionalità della TV, in questo caso del sintonizzatore digitale terrestre. Dunque avviamo dal nostro dispositivo l'applicazione Smart Glass, Xbox Smart Glass. Ecco qua, una panoramica di quello che sta accadendo nel nostro profilo, nella nostra Xbox One, il gioco avviato, ma non interessa la TV. Dunque premiamo TV, ecco qui le opzioni, possiamo visualizzare sul nostro smartphone la lista dei canali e la programmazione. Ora avvieremo, cerchiamo qualche programmazione che ci dia alcune informazioni
relativa al programma. Vediamo un po'. Le 5 leggende, un film in onda adesso su Italia 1. Vediamo la cover e tutte le informazioni relative al film. Smart Glass sta caricando tutte le informazioni. Attendiamo qualche secondo. Ecco qui. Dunque, una panoramica relativa alla trama, gli interpreti, eccetera. Riproduciamo ora su Xbox One e selezioniamo Italia 1 HD. Ecco qua. La programmazione, certo, mentre sul nostro smartphone un telecomando con i pulsanti principali, le funzioni principali. Possiamo richiedere altre informazioni, stoppare e mettere in pausa la programmazione, ripassare alla lista dei programmi TV per cambiare canale, e mentre sulla TV principale va in onda appunto la programmazione. Tutto molto rapido, semplice, intuitivo. In basso possiamo regolare anche il volume. Queste sono tutte le funzionalità dell'applicazione. Scusa, sono bellissimi. Ok, ora basta con bla bla bla.